19 luglio 1966. La nazionale italiana viene sconfitta per 1-0 dalla Corea del Nord nel corso dei campionati mondiali di calcio in Inghilterra. È il coreano Park Do-hik a mandare a casa gli italiani con un gol segnato al 41esimo minuto. Al loro ritorno a casa, il 24 luglio, gli azzurri vengono accolti dai fischi, dalle urla e dal lancio di pomodori di centinaia di tifosi. Edmondo Fabbri, commissario tecnico della squadra, è il più bersagliato dalle critiche e per tutto il resto della sua carriera di allenatore sarà perseguitato dal ricordo di quella che viene considerata la Waterloo dell'Italia calcistica.